Salve a tutti ragazzi, sono Piaz, bentornati nel mio canale. Siamo qui nel video delle 19, vi ricordo ovviamente che alle 14 è uscito come sempre Road to Max for Titan, trovate il link in descrizione. E finalmente questo video esce, quello delle 19, era 2-3 giorni che mancava perché ho un macello di impegni e un po' di problemi appunto con questo secondo villaggio. In questo villaggio andremo un attimino a sistemare la situazione perché appunto sono 2-3 giorni che non entro e andremo a breve a cominciare una possibile scalata verso Cristallo. Con un TH6 messo anche Maluccio, scalare a Cristallo non è semplice. Non è semplice, però secondo me si può fare. Sarà una dura impresa perché comunque sarai in grado di arrivare, non dico a Titano col TH9, però insomma, riuscire ad arrivare a 2000, no, sì, sono 2000 coppe con un TH6 che non ha neanche i draghi, perché ovviamente si sbloccano al TH7 e cose di questo tipo, sarà molto dura. Un mi piace di incoraggiamento e un commento qua sotto. Partiamo subito con il video, ma prima sigla! Oh, per cominciare una scalata questo non è buono, meno 33. Comunque, beh, la scalata non comincerà in questo video. Dobbiamo un attimino sistemarci, quello è normale, perché altrimenti non arriviamo da nessuna parte. Allora, il clan sarà uscito un po' di gente, perché comunque è un po' che, come si dice, che non entro, quindi ovviamente un po' saranno usciti, ma quello succede sempre quando rimango un po' inattivo. Perfetto, prendiamo su tutte le miniere, vediamo quanti siamo, richiediamo anche tutto perché qualsiasi cosa va bene. Nel clan siamo 11, infatti un po' sono usciti, ma non mi sta a importare tanto. Dobbiamo arrivare a 720.000, quindi servirebbero 250.000 di oro. Quindi è un attacco abbastanza buono quello che ci serve, però riusciremo a farlo comunque. Nel clan non abbiamo niente perché appunto non ci stanno donando nulla, però vabbè, tiriamo via un po' di tronchi, un po' di robe e nel frattempo ci andiamo a organizzare per l'attacco. Abbiamo giganti e maghi e qualche arciere, purtroppo pochi proprio perché non ho più spazio. E andiamo ad attaccare, vediamo di riuscire a tirare giù tutto quello che possiamo. Ecco ragazzi, al primo skip, direi che questo 180.000 ci aggrada abbastanza. Dobbiamo andare a tirare giù il mortaio, quello più grosso, quindi questo qua. Quindi partiamo subito con i giganti, non ho fatto gli spaccamuro, erroraccio mio, non ho fatto gli spaccamuro. Ok, a che punto stanno i giganti? Hanno ancora un po' di vita, quindi aspettiamo a curarli, lasciamo una cura qua. E dei maghi dietro, messi abbastanza in gruppo perché tanto non mi va a importare tanto. Dovrebbero riuscire a rimanere in vita perché comunque hanno i giganti che gli fanno da tank. Certo che non avendo nessuno spaccamuro, entrare sarà un attimino lunga, però hanno ancora tutta la vita. Li andiamo a ricurare nuovamente, così arriveranno con tutta la vita senza problemi. Nel frattempo ci andiamo a rubare tutte le risorse e proviamo a portarci un bel 3 stelle. I maghi sono belli che curati. Meglio distrarre questo cannone. E no, questo cannone qua dovrebbe distrarsi perché mi sta dando un po' di impaccio ai maghi. Ci portiamo la prima stella e praticamente comunque abbiamo rubato la maggior parte delle risorse, quindi comunque va bene. Continuo col cannone a far distrarre tutto. E l'arciere mi sta facendo molto molto male i miei maghetti. Però comunque abbiamo tirato giù praticamente tutte le difese. Perfetto, e abbiamo tirato giù la maggior parte delle difese, abbiamo fatto anche 2 stelle, comunque un attacco riuscito discretamente, 59% e un bel po' di risorse portate a casa. Direi che si può anche ritirare, ci portiamo 150.000 risorse, 150.000 di oro che non sono male. Ci mancano 90.000, adesso però magari andremo a usare un po' meno gigante, qualche spaccamuro per riuscire a entrare un po' più facilmente. Quindi magari facciamo 12 giganti e il resto arcieri, perché sennò sono troppo pochi, non riusciamo praticamente a far nulla. Se dovessimo usare una ventina di arcieri sono un po' pochi, quindi meglio averne un po' di più in modo tale che si riesce a... Ho anche il clan, cosa che prima appunto non avevo, quindi sicuramente lo riusciremo a fare un po' meglio, questo è sicuro. Mettiamo su 2 cure e aspettiamo che si faccia tutto. Una cura l'abbiamo già altra, dobbiamo aspettare solamente che si faccia la seconda. Primo attacco, al primo skip è uscito molto 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 bene, ovviamente fortuna, non è che c'è bisogno di essere abili a trovare i villaggi, è un po' di fortuna. Il range di coppe, quello sì, bisogna un attimino saperlo. Secondo me anche gli orari, ma quella è una fissazione mia che ho da quando gioco Clash of Clans, però come funziona. Ci vediamo quando le truppe sono pronte. 6.5 ore later. Eccoci, tornati ragazzi. C'è una cassa di gemme che ci prendiamo subitissimo.
Esercito molto simile, 12 giganti, 2 cure, 63 arcieri. Ovviamente a sto giro non abbiamo i maghi, abbiamo più arcieri semplicemente. Dobbiamo riuscire a rubare circa 15.000 di elisir, qua ce n'è un macello, e una roba come 90.000 di oro per fare, per potenziare ben due cose. Ovviamente in primis l'attore dello stregone al livello successivo, che farà molto 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 danno, e in più rispetto a quella precedente. Ovviamente gli altri 10.000 scarsi di elisir ci servono per le mongolfiere. Io attaccare lui perché sono esattamente quelli che ci servono. Quindi facciamo una cosa di questo tipo, andiamo a far distrarre tutto con i nostri amici giganti, in modo tale che le difese attacchino i giganti e non i miei arcieri, che essendo anche un po' scarsetti morirebbero subito. Quindi ci pariamo con i nostri carissimi amici giganti, se dovessero servire dislessia pura ne andiamo a lanciare altri, in modo tale che comunque loro vanno a penetrare nel frattempo dietro e si fa tutto. Qui c'è ancora ben 120.000, c'è ancora tantissimo da prendere. Ancora giganti, perché sennò qua rimaniamo fregati. Non c'è neanche bisogno di curarli, perché non penso proprio. L'importante era appunto arrivare a prendere la maggior parte delle risorse utilizzando qualche strategia un po' diversa dal classico barbari arcieri. Quindi se qui sono divido un attimino per quelli un po' più indietro, ovviamente. Quindi consiglio vivamente di riportare dei giganti, dei barbari, anche se li avete a livello abbastanza altino, e come scudo, e in successione andare con gli arcieri dietro, che fanno ovviamente il danno che manca. Ricerca, andiamo subito a fare le mongolfiere livello 3 e via 450.000. E come seconda cosa la torre dello stregone livello 3. Praticamente abbiamo fatto un episodio carichissimo di roba, facciamo anche un pezzo di muro e ci siamo totalmente svuotati. Ragazzi, che cosa ci manca? Ci manca da fare le 3 caserme e gli accampamenti, e poi siamo totalmente maxati. Ovviamente il muro, ma quello penso che lo andrò a fare off camera, oppure darò dei consigli su come fare velocemente le mura dal 6 in giù, dal 6-7 in giù, perché ancora non sono più alto del 6, quindi non posso dare consigli, cioè, li so, comunque ho fatto un bel po' di mura all'8 in questo momento nel primo villaggio, comunque lo vedrete nei prossimi video, perché mi sto portando molto avanti. I video che vedete voi l'ho già fatti, se sono già registrati sono già un po' più avanti. Quindi se andate a visitare il mio villaggio adesso e su The Avengers 2.0, appunto, trovate il mio villaggio sistemato. Che cosa possiamo andare a fare adesso? Io un attimino volevo sistemarmi per quanto riguarda questa possibile scalata a cristallo. Allora, è un po' dura, sicuramente ci fermeremo prima, a meno che in qualche modo non riesco a inventarmi qualcosa, perché scalare con TH6 penso sia una delle cose più difficili da fare, perché il TH6 non ha i draghi, il TH6 davvero è scarso, e qui praticamente dovremmo arrivare a 2000 coppe, sarà un bel problema fare altre 800 coppe, ma secondo me si può fare. Ragazzi, se siete forti, venite in questo clan che mi servite per scalare. Poi con la scusa facciamo una bella chiacchierata, stiamo nel clan tranquilli. E volevo anche, ragazzi, provare a fare con le truppe da TH6 arrivare più in là possibile nella campagna dei goblin. E non è una cosa semplice, credetemi, perché alla lunga comincerà a essere un po' difficile. Qui abbiamo forte roccioso, che non mi ricordo neanche che cosa sia. Ah, ok, abbiamo due cannoni e niente di che. Abbiamo due cannoni, cioè semplicemente... Vediamo se riesco a farlo così. Vediamo se riesco a farlo con questi pochi arcieri. 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo se riesco a farlo. Ho anche il clan, se proprio dovesse servire. Ho un gigante. Lancio uno spaccamuro che mi spacca le mura. Ovviamente. Ah, ma c'è un altro cannone. Non l'avevo, vi giuro che ragazzi, questo terzo cannone qua non lo avevo proprio visto. Proviamo una cosa pazza. No, vabbè, non mi conviene stare a curare il gigante. Così riusciamo. Vediamo se vince. Chi vince? Cannone versus il gigante. Sfida all'ultimo, nel frattempo hanno già fatto la seconda stella e adesso tutti sul cannone. Praticamente con 10 arcieri, forte roccioso, si fa senza problemi. Fatemi sapere, secondo me sarebbe una bella cosa. Ovviamente più avanti sarà un attimino più interessante, ora sarà un attimino noioso. Mi ha sbloccato anche un obiettivo, 5 gemme. Molto bene, ragazzi, niente, per questo video del 19 è tutto. Ovviamente saranno dei video un attimino più leggeri e semplici rispetto a quelli del primo villaggio, ma mi sembrava anche abbastanza ovvia come cosa, e per portarvi qualche video in più, con la scusa comunque ci si sente su YouTube. Vi invito a lasciare un mi piace e un commento, seguirmi sui social, Andrea_ su Instagram,
profilo Facebook, ovviamente in descrizione. Niente ragazzi, la piazza è tutto, un saluto e ciao!